Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel refettorio. Qui è il luogo dove Padre Pio, possiamo dire, pranzava, in realtà mangiava pochissimo. E lui sedeva proprio qui, questo era il suo posto. Noi ci mettiamo accanto per raccontarvi oggi quanto ci tramanda un suo confratello, all'epoca padre guardiano, padre Carmelo da Sessano. E lui ci racconta qualcosa che accadeva a tanti. Chissà quanti, forse anche di voi, hanno pianto perché sono stati mandati via senza assoluzione. Ma accadeva che per questo spesso i rimandati ricorrevano al superiore, quasi che fosse un super padre Pio, scrive padre Carmelo, quasi che potesse risolvere i problemi della loro anima. E allora un giorno scrive, ecco, a proposito, con grande difficoltà interiore, io esordì: padre, le devo dire una cosa, questa povera gente senza assoluzione, e apre una parentesi, ricordo che era seduto sulla sedia vicino al letto. Beh, fece egli, e che mi dici? Ed io: padre, domando a lei, come la mettiamo? Come facciamo? E va bene, riprese dolcemente padre Pio, trattiamola pure questa questione, spinosa, dolorosa, forse la più dolorosa per un'anima che crede. E soggiunse: senti, figlio mio, io uso questo sistema con determinate anime, quelle recidive, per dare ad esse una scossa, perché specie per certi peccati si passa facilmente dalla confessione al peccato e dal peccato alla confessione. Si pecca e ci si confessa e si è assolti, si ritorna a peccare, a confessarsi e ad essere assolti. È una routine, un'abitudine, dice ancora padre Pio. Ora l'anima che non riceve l'assoluzione subisce un trauma spirituale, questo un motivo. Poi secondo motivo, continua ancora padre Pio, si sprona l'anima a mettersi sul serio, sulla via retta e a cominciare una buona volta ad usare tutti i mezzi per la sua redenzione. Si potrebbe obiettare, prosegue ancora padre Pio, che a volte il penitente potrebbe non più tornare. Ed anche in questo caso io mi domando se sia meglio abituare i penitenti al peccato o alla confessione, la quale in fondo sarebbe sacrilega o per mancanza di serio proposito o di pentimento, oppure far loro conoscere di essere in disgrazia di Dio. Io preferisco il secondo sistema, dice padre Pio. Certo, uno mandato via da me senza assoluzione può andare da un altro sacerdote, concludeva padre Pio, ma io non mi sento di assolverlo. In poche parole, scrive il padre Carmelo, padre Pio poneva l'anima di fronte alla sua responsabilità, scegliere tra Dio e il demonio, tra la grazia e il peccato. Penso che oggi si è perduto il senso del peccato e, per usare un'espressione di Pio XII, forse e senza forse, si deve anche al metodo in uso, un maggior richiamo alle proprie responsabilità, sarebbe così per le anime, un richiamo alla propria salvezza.